Buongiorno, sono ancora imbacuccata perché ho freddissimo. Calcolate che ho portato adesso i cani a fare un giro, il loro solito giro. Aspettate che vi poggio un secondo. Oh, ecco, così. Ho portato i cani a fare il loro solito giretto e mi sono morta dal freddo, ma soprattutto per le mani, cioè le mani ce l'avevo particolarmente ghiacce e quindi niente, quindi so tornata, insomma, perché non era proprio. Poi io mi dimentico sempre che sto giacchetto, questo qui di Ocean's Apart, c'ha il buco per infilare la mano e io mi dimentico ogni volta. Quindi mi sono ricordata praticamente quando ero già qui davanti casa, ho detto bene, benissimo. Allora, adesso fortunatamente io tengo acceso la mattina perché sennò qui morimo di freddo. Secondo voi i capelli mi si sono un po' allungati? Mi si sono un po' allungati secondo voi i capelli o sono sempre uguali? Secondo me un pochino si sono allungati. Vabbè, niente, non ci fate caso. Adesso devo sistemare tutta la casa, ma con molta calma, perché non c'ho voglia oggi di correre, sinceramente. Voglio fare le cose con calma. Se riesco a finire, finisco. Se no, se non riesco a finire, non finisco stamattina. Finisco domani. I bambini, ieri è stato martedì grasso, l'abbiamo portati, diciamo, giù in piazza, si sono messi un po' lì a giocare, hanno fatto merenda, poi basta, poi siamo andati via perché si moriva di freddo, già verso le 4:30-5 era freddissimo. E niente, adesso vado a sistemare casa, anche se non c'ho voglia per niente stamattina. Stamattina preferirei mettermi sopra al divano a leggere, c'ho proprio sta voglia di mettermi sul divano e leggere, però devo fare i letti assolutamente e quindi, e almeno una lavatrice devo farla, quindi niente, quindi bella posizione questa, ma noi complimenti, madonna santa, mi ha scrocchiato la schiena, oddio, ah, bellissimo, vado a fare i letti che è meglio, poi passo l'aspirapolvere perché ho i coriandoli sparsi per tutta casa. E poi se riesco, ma penso di sì perché comunque presto, sono le 9:50, quindi in teoria ce la dovrei fare per le 9:30, dovrei aver fatto tutto. Vuole dormire di sopra perché non l'ho capito neanche io. We'll be right back.
Eccoci qua, Madonna quanto è brutta sta inquadratura, sono proprio gonfia. Sì, più o meglio, dove metto? Sopra la maniglia. Oh, speriamo che non scivolate giù, che state scivolando. Aspettate. Oh, olè, ce l'ho fatta. Allora, ho passato l'aspirapolvere, ve l'ho risparmiato perché è inutile che vi faccia vedere come passo l'aspirapolvere. E devo assolutamente chiamare la prossima settimana al parrucchiere per riandare a far colore perché ho un po' di capelli bianchi che mi sono usciti, non si vedono, però il rumore che sentite di sottofondo è il bollitore dell'acqua che mi sto facendo la seconda tisana della giornata. Io bevo un sacco di tisane, infatti dovrei fare un ordine su Fitvia per riordinarle, perché quelle di Fitvia le ho finite. Sto utilizzando una tisana che mi ha dato la mia stilista, che è una drenante, però voglio prendere anche quelle di Fitvia, così almeno queste qui me le mantengo un pochino e quelle di Fitvia riesco più a portarle in giro perché ho la battle, quindi magari me lo porto, riesco più facilmente a portarmele in giro quando magari porto i bambini a sport, eccetera. Allora, mi devo ricordare quando vado a prendere i bambini di andare a prendere anche il pane perché non ce l'ho. E devo pensare a cosa fare oggi per pranzo. Penso che farò la pasta al tonno perché oggi è mercoledì delle ceneri e quindi niente. Quindi si fa digiuno, non si mangia carne e quindi niente. Inizia il periodo di Quaresima ed è giusto così. Allora, adesso però insieme alla tisana mi sa che mi faccio due fette biscottate e me ne mangio perché ho fame, se no arrivo a pranzo che sto affamatissima. Sì, va bene, c'ho una cosa qua che mi dà fastidio. Vabbè. Va bene, e niente, faccio la tisana e poi ci aggiorniamo più tardi. Così di nuovo in giro, mi sono data pure una sistemata, mi sono un po' truccata perché ero incommentabile, veramente incommentabile. E niente, adesso sto aspettando che escano i bimbi da scuola. E niente, tutto qua, sono andata a prendere il pane al volo e anche qualcosa per loro per pranzo perché mi serve una cosa veloce. E quindi, visto che Samuele riesce a tornare, abbiamo un funerale, quindi vado un po' più veloce, facendo così riesco magari anche a fargli fare un po' i compiti prima di andare e poi niente. Oggi è un po' una giornata. Oggi si sta bene rispetto a ieri. Ieri era martedì grasso, si moriva di freddo. Infatti abbiamo fatto uscire i bambini mascherati, ma siamo stati poco, non siamo stati tantissimo, specie con quelli piccoli, quelli grandi sono stati un po' più in giro per cavoli loro, ormai loro vanno per cavoli loro. E poi Aurora verso le 5 e un quarto così mi ha chiamato perché io gli avevo detto assolutamente massimo alle 5 e mezza di richiamarmi per portarla a casa. E lei alle 5 e un quarto infatti mi ha chiamato. E la sono andata a prendere, sono state un po' a casa con un'altra amica, poi l'amica è venuta, la mamma se l'è portata a casa e siamo rimaste a casa, insomma. Niente di che. Comunque dentro la macchina si sta un gran bene al sole. Appena esci che c'è il vento, qui moriamo tutti di freddo. E va bene, sto cappello poi è caldissimo, comodissimo, fasciante da morire. È stato il miglior acquisto che ho potuto fare. Il miglior acquisto che ho potuto fare a questo giacchetto, l'unica cosa che manca, che cioè ora non vorrei fare la cazzata di dire una cosa che poi in realtà non è, però l'unica cosa che manca a sto giacchetto è un cappuccio, l'unica, perché se no sarebbe perfetto perché è di un caldo assurdo, anche se è corto, però è caldissimo e tiene un caldo fantastico. E niente, adesso aspetto i miei soliti 10 minuti di tempo. Aspetto in macchina. Aspetto in macchina e poi se vedo qualcuno esco. Perché non c'ho voglia. Non c'ho voglia. E
E niente, tutto qua. Alla fine, bambini, a pranzo ho deciso di fargli comunque i tortellini o col pesto o con il sugo, quello del. Come si chiama? Il sugo che arriva. Ecco un'altra mamma. Il sugo, quello al parmigiano di Giovanni Rana. E gli faccio quelli. E io e Samuele invece mangiamo il riso col tonno e l'insalata. Vabbè, niente, scendo, va, che è arrivata un'altra mamma. Almeno così facciamo due chiacchiere. Ragazzi, non ci potete credere, cioè sole, aspettate, sole 4 meno 10 e io riesco a mettermi sul divano. Oggi riesco pure a mettermi sul divano. Brava. E Aurora si sta avvantaggiando una cosa per la prossima settimana, perché sono tipo 2 settimane che deve fare sto lapbook sugli egizi, ancora non l'ha finito. Vabbè, comunque lei è un po' lenta sulle cose di tecnologia, così. E Alessandro pure ha finito i compiti, sta giocando con i Monster Flex. Ce l'hai quanti? 37 Monster Flex. Non lo so perché. Perché nonna te li regala. Cioè, è facile. Ma io l'ho comprato in mezzo a 4-5, forse. Tutti gli altri 30 chi l'ha comprati? Signore, pietà, aiutatemi voi. Allora, Samuele è andato al funerale. Io non sono andata perché dovevano finire ancora i compiti loro. E quindi non sono andata, poi non sapevo neanche dove lasciarli, sinceramente. Quindi ho detto lasciamo perdere, va solamente lui, tanto basta, insomma, non c'è bisogno di andare tutti quanti, anche perché comunque è freddo e non. Poi alle 5 Aurora va giù insieme a un'amichetta perché ci sono le ceneri e invece rimango a casa. Perché voglio un attimino sistemare un paio di cose, visto che c'ho Samuele a casa, ne approfitto. E poi tanto Alessandro non ne ci viene, perché diciamo, è un po' contorta come situazione. E quindi niente, adesso mi riposo un attimo, poi sto a morire di freddo, infatti ho acceso la stufa. C'ho la mia copertina, amata copertina, perché veramente c'ha le mani congelate. Però non ve le posso far sentire, però vi giuro che ce l'ho veramente fredde, freddissime, una cosa assurda. Ho fatto le unghiette l'altro giorno, cioè l'altro giorno, ieri le ho fatte, e non so neanche come sono, vabbè, comunque, se riesco a metterle a fuoco e niente. Comunque, ho fatto la ricostruzione finalmente. Ho provato in tutti i modi, ho provato il semipermanente, ho provato a farci una cura con la cheratina e niente, raga, a me non mi crescono le unghie. Io l'unico modo che ho per averci le unghie lunghe è ricostruirle. Ma da sempre, insomma, quindi ho deciso di fare direttamente la ricostruzione in gel e di andare avanti così. Finché me lo posso permettere, quando non me lo potrò più permettere, la ricostruzione in gel non si fa più e me tengo le mani senza ricostruzione. Però diciamo che le mani con le unghie fatte lunghe, belle, eccetera, sono decisamente meglio. Sono veramente, cioè, rendono la mano a posto, ecco, mettiamo così. Va bene, e niente, io adesso. Raga, riesco a vedermi un pezzetto di uomini e donne, ci credereste mai? Non succede mai a casa mia, mai, mai. Aspetta! Dimmi, che Ciao ciao! Allora, siamo arrivati alle 6:20. Non sono stata sempre sul divano, eh. Cioè, non vi ho fatto vedere quello che ho fatto perché mi sono messa a parlare con una mia amica e ho perso un po' di tempo al telefono. Poi Aurora è andata alle ceneri con la sua amichetta. Sono tornata adesso e indovinate un po', si era dimenticata di fare un compito di matematica. E infatti sta lì.
Ciao. C'è una scena allucinante, aspetta. Cristina. Sono dimenticata. L'hai messo il campanello? Ho messo il campanello. Suona? Sì. Funziona? Sì. Bene. Mi hai fatto tutto il quadratino carino di legno attorno. Se ci vuoi scrivere qualcosa sotto, messi di fuori, cose. Fai come ti faccio. Non suonare, c'è scritto. Che cacchio ce l'hai messa a fare se la metti non suonare? Non suonare. Non sapete che vuol dire. Non sapete che vuol dire. Aiutatemi voi. Non sai vuol dire che. Ti amo. Senti, non te ce mando perché sennò mi bannano il video, guarda, giusto per quello. Vabbè, lei sta a fa compiti e io sto, praticamente ho finito la terza tisana della giornata. Io volevo allenarmi, ma anche stasera mi hanno trovato qualcosa da fare. Oh. No, te lo sei trovato da solo, perché io non ti ho detto niente, sei tu che hai detto, metto il, c'è da mettere il campanello. Non vi dico quello che mi sta a fare, eh. Io fossi in voi gli elevavo almeno metà dei follower. Almeno metà. E già sono pochi. Che non si fanno queste cose, se fanno queste cose. Vabbè. Potete spogliarlo. Eh. Oh, ecco, là. Ma là che? Là. Mica nudo, là. Il maglioncino. Buongiorno Spank. Intanto lo vuoi dire tu o lo buongiorno anche a Lucky. Spank, io ti sto riprendendo, tu non ti puoi mettere a pulirti il sederino, Quell'altro. Sei cosa? Spank, lo vuoi dire tu? La mamma si è scordata a chiudere il vlog ieri e quindi lo chiude oggi. Buongiorno. È il giorno dopo, ma io lo sapevo, perché è così, io da una certa ora in poi non connetto più, praticamente mi perdo e addio, cioè quello che stavo a fare me lo sono scordato completamente, quindi mi sono dimenticata di chiudere il vlog di ieri e quindi ve lo chiudo stamattina, anche perché oggi è giovedì e stamattina vado dall'estetista a fare il trattamento e dopodiché oggi pomeriggio c'è calcetto perché Alessandra ha ricominciato calcetto e la giornata è iniziata benissimo perché io mi ero accorta dai vestiti che c'era qualcosa che non andava e stamattina mi sono pesata e ho perso un altro chilo, ragazzi, quindi sono super contenta e è il periodo più pesante per me, perché comunque è il periodo quello in cui i chili, quelli facili, li hai persi velocemente, adesso te devi perdere quelli più ostinati, che ci vuole un po' di più. Però ce la possiamo fare, io sono particolarmente motivata, anche perché ho la comunione il 5 giugno e devo entrare dentro il vestito, ma ci devo entrare bene, non ci voglio entrare che mi strasborda la roba, quindi non pretendo di perdere 10 kg in 2 mesi, signore, ce ne scampi e liberi perché non voglio, però ecco, in buona forma fisica, ma soprattutto di salute, sì, infatti lo sento tantissimo. E quindi niente, sono super contenta e vi chiudo questo vlog e vado a sistemare un po' i letti di casa perché fra mezz'ora devo andare via. Quindi un bacione e ci vediamo al prossimo video, commentate, spolliciate, iscrivetevi e passate parola a tutti. Ciao!